Saluto a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Riprendiamo il nostro gameplay di Dark Souls 3. L'altra volta avevo visto quella... ero caduto nella zona dove c'erano i cavalieri di Millwood e avevo recuperato una loro arma, l'ascia pesante. Adesso di qua si va avanti e... in realtà mi dovrei sedere al falò, però poi si risveglierebbero tutti i nemici e... quindi preferisco per il momento andare avanti. Anche se questa forse è una zona... perché poi io mi confondo e penso che siano tutte zone nuove. Invece almeno così io sono sicuro che... non ci sono più nemici. E che quindi ci sono già stato. Come infatti quest'area qua... se non mi sbaglio c'ero già venuto di qua. Adesso controllo, ma sono così sicuro che... sì, infatti. Allora, andiamo... di qua c'era il percorso. Ecco, adesso dovrei sbloccare anche un'altra scorciatoia, che ho visto che c'era un altro albero da buttare giù. Quello là. Quindi devo arrivare da quell'altro... da quell'altra parte. C'è un arciere da qualche parte. Intanto vediamo se... ah, perché se ci sono i nemici base non mi preoccupo troppo. Però se ci sono di nuovo i cavalieri di Millwood, lì sono cazzi. O peggio i lupi. Allora, o peggio ancora i cavalieri di Millwood accompagnati dai lupi. E mi sa che devo stare zitto, perché è successo proprio ciò che non volevo che succedesse. Mannaggia. Vieni un po' qua, fammi... ah, magari se cadevi mi facevi un favore. Ma se era da solo mi sta pure bene. Frammento grande. Magari proteggeva solo un tesoro qui sotto. Spero che sia così. Oh cacchio. Ah, ma dimmi te, guarda. Ma vai a cagare. Sei solo chiacchiere distintivo. Torcia dei devoti. Ah, era del cadavere. Buono. Ah, vediamola subito. Torcia. E questa scala pure da fuoco. Non è niente male. Infatti questa scalava solo da forza D. Invece questa scala è da tutto, tranne forza che D. E da potenziare pure questa. Però pesa un sacco. Vabbè, adesso la posso usare. Vediamola un po'. Intanto vediamo se funziona anche... sì, funziona da torcia. Però mi sa che la devo mettere nella mano destra per... per vedere l'attacco speciale. Vediamo un po' se è così. Forse a due mani. No. A meno che perché non ho più gli MP. Forse per quello. Ah, ecco. E a due mani nella mano sinistra. Ok. Quindi di qua c'era la torcia. Allora adesso mi manca solo i gambali. Mi mancano i gambali e poi quella spada che hanno loro. O una scimitarra. No, no, la scimitarra no, che dico, ce l'avevo. No, allora mi mancano solo... solo i gambali. Poi ho tutto il loro set. Merda.
Ecco, lo sapevo. E poi probabilmente, secondo me, anche qua c'era il lupo gigante. Solo che io avendolo già sconfitto. Sì, bravo. Questo mi arriva alle spalle, eccolo là. Già qua. E vabbè, ma allora sei proprio scemo. Questo da dove è sbucato? Ha usato la tecnica superiore della moltiplicazione del corpo. Non promette nulla di buono. Però ci devo andare lì. Non mi fido. Adesso io ne ho già fatti fuori 3 o 4. Aspetta, con calma. Con calma vieni tutto. Ok. Forse posso stare tranquillo. E guardali qua, i bastardi si sono guardati tutto. Tutto lo spettacolo. Dunque, si procede... Allora, credo che il percorso obbligatorio sia qua. Non credo di aver perso niente. Adesso devo... Forse sono vicino a quell'albero. Porca miseria. Perché l'obiettivo principale è arrivare là. No, andiamo di qua, va, mi ispira più fiducia. Anche se forse sarebbe il caso di tornare... O mi metto l'anello, però non voglio sprecarlo così. Ne ho solo 2. Ah, eccolo qua. Ah, questo è quello con la mazza. Magari quell'oggetto lì è la loro mazza, potrebbe essere. Devo stare attento. Ok, c'è morto. Andiamo a vedere subito che cosa proteggeva. Eccolo qua. Martello scuoti roccia. Ok, perfetto. Quindi adesso ho tutto il loro set. Quindi è un martello, dovrebbe essere... Eccolo qua. Però non lo posso usare. Mi serve 40 di forza. Usa il loro attacco speciale a 2 mani. Ah, però mi sa che mi piaceva di più l'ascia. Sia quella piccola che quella grande. Ammazza quanta stamina che consuma. E poi l'attacco speciale dovrebbe essere quello lì, che però forse adesso non lo usa. Sì, e poi farà l'esplosione. Allora, rimettiamoci questa. Quindi mi sa che ho raccolto quasi tutto. Adesso mi manca... Ma intanto di qua so che non devo più tornare. Adesso mi manca... mancano solo i gambali dei devoti. Ah, vabbè, questo con lo... Scudo, cacchio. Non doveva vederlo. Vediamo se riesco ad attirarlo fin qua. No, perché vorrei sbloccare la scorciatoia. Ok, non arriva. No, perché questi li devo sconfiggere per forza.
non vedo niente. Oh. Buono. Gemma pesante. Mi servirà. Adesso c'è l'arciere che... Questo è un bastardone. Aspetta. Aspetta. Ah bravo, resta con l'arco, mi fai un favore. Vieni un po' in qua. Ho già tolto parecchio, eh. Non si è messo tanto bene. Guarda che cadi. Non è facile combattere qua. Ah! È caduto lui. Non so se riuscirà a tornare indietro. Mi sa di no. Peggio per lui. Ok, sì, direi che posso scendere qua. Frammento grande. E tanto quella era la zona con i cavalieri di Mirwood. Gli va a far compagnia. Ah, è morto. Che fesso. Ok, qua c'è l'albero. Questo? Sì. Ok. Ah, mi sa che adesso mi vado a sedere, però. Che ho rischiato anche troppo. Quello è morto, ma secondo me è andato di là e sarà caduto lì. E qua però ci sarà la boss fight. No, allora torniamo indietro. Vado a livellare. Portiamo sempre su la vita. Adesso vabbè, ho la brace. Però trovo che sia molto comodo. E nella strada giusta, sì. Avere molta vita. Perché almeno anche senza brace ho un bel po' di punti di HP e di difesa. Che fatica. Quindi adesso ho la loro torcia. Però se la metto... Vabbè, meglio non farlo qua. Falò è di qua. Se non sbaglio, qui. Adesso non lo fa più. Anche senza MP fa. Qui. Invece voglio provare un'altra cosa. Se... Che prima non l'ho fatto. Se la metto nella mano destra, con lo scudo equipaggiato. Ah, ecco, buono. Allora mi sa che questa me la tengo nella mano destra, che è più comoda usarla così. Andiamo a livellare. Magari mi porto la torcia almeno a più 3. Welcome home, Speed. Very well, then to take Nar. Sto arrivando a 1000, pian piano. Farewell, Ashen One, may the... Adesso con queste 3000 anime posso potenziarmi la torcia. Ah, just what need. Forse me la vede come arma normale. Mi sa di no, forse non è potenziabile. No. Ah no, no, no. Oh, meno male. Pure con la titanite è normale. Quindi... mi passa già a D. Ok.
Chissà se si può infondere. Passa pure a C da forza, Mazzan. Diventa una bestia sta torcia. Quanti ne ho? Beh, già che ci siamo, io la potenzierei oltre ogni limite. Poi non mi bastano le anime. Sì, ce la faccio ancora. Ma io direi di usare qualche anima e di portarla a più 6. Facciamo le cose come si devono. Magari usiamo queste 4 qua. Quindi me le tolgo di mezzo. Ah, tis good news. Poi però non mi sembra il caso di potenziarla oltre. Adesso voglio vedere se me la fa infondere o no. Beh, è già di fuoco. Ah, invece se mi rinforzo la l'ascia pesante, così la proviamo. Il cerca terra. Questa pesa un sacco però. Ah, mi costa un sacco. Cacchio, scaglia di titanite. Porca miseria, vabbè. Ormai è fatta. Quindi non si può infondere. Spero poi di trovarle altre scaglie. O magari di farmarle pure. Ero sicuro che... Ero andato sicuro al 100% che fosse un'arma normale. Vabbè, compriamoci qualche altra cianfrusaglia. Magari sempre le frecce. Beh, a questo punto però direi di provarla lo stesso. Vado a 80. E allora mi devo togliere questo, mettermi l'anello diavolo e sperare che basti. E non basta. E allora... Mazza, quanto pesa. Magari mi metto i soliti guanti del maestro. Ok, così ci siamo. La proviamo solo un attimo. E di sicuro non si può... Ok. Va bene, andiamo avanti. Allora, prendiamo le due scorciatoie che ho sbloccato. L'ascensore è di qua. Qui lasciamo Josefka alle sue faccende. Ah, sono curioso di vedere quest'arma. Anche se ho visto lo scaling, non è proprio come l'ascia quella che ho. Però quella lì è anche a più 6. Io ho messo pure la gemma della forza. Proviamola subito con questo povero disgraziato. Non è male. Eh sì, quella comunque è la scimitarra, quella che usano loro. Ok, allora no, forse devo andare proprio di qua. Non so se mi ricordo. Devo prendere l'albero. Sì, è di qua, giusto. Buono, quindi qua c'è incontro solo un soldato semplice. Vediamo se l'arciere è là. Sì, non mi vede. Adesso vediamo. Voglio vedere che boss hanno messo. Questa sarà l'arena del boss. No, forse no. Visto che ci siamo, tanto l'ho potenziata a più 6. Usiamo un po' la torcia, magari... Meglio beccare prima questo. Beh, niente male. Wow. Oh no, non pensavo che facesse la presa. La miseria. Oh.
cacchio se è potente. È più forte della spada del caos che ho fatto. È un po' lenta. Sì, è come se fosse una spada il moveset. Ah no, è morto. Sì, qua non si cade. Andiamo un po' in corsa, com'è? Sì, è come se fosse una Claymore versione torcia. Ah, qua. Queste zone qua non promettono mai niente di buono. E infatti. Pure il rumore è fastidioso. Mi sa che ho scelto proprio l'arma giusta qui. Non so se mi fa prendere l'oggetto. Escrementi. Proprio una trappola in puro stile Dark Souls. Ok, allora qua direi che non c'è più niente. Procediamo da questa parte. A questo punto devo controllare anche in alto. Che se mi sa che qua sto proprio andando verso un'altra area ancora più diversa da quelle che ho visitato in precedenza. E qua ricorda molto Bloodborne, con le bare, l'ambiente lugubre. Tanto dovrò scendere lì sotto. Ma è davvero ottima la rigenerazione, comunque. Io almeno adesso mi evito di sprecare un po' di fiaschette. Però mi sa che forse devo cadere o no. O sto dicendo una cavolata? No, sto dicendo una cavolata. Controlliamo ancora, c'è. Questo sembra un passaggio segreto. Non so se li hanno messi qua nel DLC. So solo che hanno messo tutti quei burroni dove si cade. Ah, qua forse sto andando sopra dove c'era quell'arciere, però è una zona un po' diversa. Ah, sì, sì, forse sono lì. Sono nella cappella. Nella cappella di Ariandel. Ma dimmi te. Quindi era una porta allora quella. Vediamo se. Cosa mi dice adesso? Leave us be, thou art the... Vabbè. Quindi adesso il fallo principale sarà questo. Però non mi siedo. Perché. Anche perché sono messo bene come fiaschette. Allora quei rumori provenivano da sotto, non da sopra. Probabilmente ci sarà un guerriero gigante o qualcosa del genere. Quindi però adesso mi devo buttare. A meno che poi non c'è... Mi sembra strano che ti fanno buttare così. Vabbè, andiamo da questo lato qua. Tanto non è che ho tutte ste anime. Ecco. Gemma del sangue, questa forse non ce l'avevo. Cacchio. Buono, quanto mi sta piacendo sta torcia. Però li sto risvegliando tutti. Cacchio. Qua è un po' un casino perché queste da sole non valgono direi quasi niente. Aspetta, madonna. Teniamo un attimo di qua. Dai. Ah, ma è ancora vivo. Ah, un attimo, Qua abbiamo cominciato col piede sbagliato. Qua forse c'è un falò.
No, però c'è una scala. Però controlliamo prima qua sotto, bene. Dunque, se vado piano, forse non mi sentono. Eh sì, facendole fuori una alla volta. Chissà però a due mani, magari le uccido subito. È un po' più veloce. Oh cacchio. Ci è andata vicina sta scossa. Faranno sanguinamento. Infatti. Beh, come difesa da sanguinamento comunque sono messo abbastanza bene. Allora, adesso ce ne sono ancora. Madonna, quanto ce ne sono. No, dovevo attaccare. Perché quando sono in aria sono più pericolose. Muori. No, che rumore fastidioso. No, voi non sapete perché nelle cuffie è tutta un'altra cosa. Ah, porca. Ok. Ce n'è ancora qualcuna sparsa qua e là. Ho l'impressione che comunque di là sbloccherò una specie di passaggio. Eccola. Si viene un po' più qua. Ah, va bene anche lì. Questa se ne sta in disparte. Merda. Ah. L'ho beccata mentre stava lievitando. Ah, qui c'è una leva. Aspetta, aspetta. Direi che è meglio sbloccarla. E probabilmente sbloccherò un ponte. Vediamo se è così. Will be ever seeking fire. Non l'ha presa tanto bene. Qua ci vorrebbero i ciotoli. Stavo per fare la capriola. Quanto sono fastidiosi quando fanno le prese. No, quelli se ne staranno lì in disparte, di sicuro. Oh. Sì, state un po' calme. Sì, ce n'è un'altra. Un'altra, ce ne sono tante altre. Tipo una palla da baseball.
vediamo cos'era qua. Wow, ah, eccola qui la sua armatura. Buono, adesso la vediamo. Sta zona schifosa, però la vediamo qua. Dove sarà? Ah, eccolo. Perfetto per i vacui più snelli. Ah, non era molto lontano da qui. Ah, eccola qua. Però pesava parecchio. Mi sa che dà anche parecchio equilibrio. Non la posso indossare tutta. E allora facciamo che mi tengo magari sti due pezzi. Qua mi tengo questo. E poi i gambali del piromante. E non basta neanche. Vabbè, allora cambiamo anche elmo. Andiamo conciati così. Allora, dovrei aver raccolto tutto. Però c'era una stanza con una scala da qualche parte. Forse le ho fatte fuori pure tutte. Ecco, di qua c'era una stanza. Vediamola subito. E poi penso che avrò sbloccato la parte della boss fight. C'era una stanza lì che ho sbloccato dove c'era... Ah, ecco. E qui c'era il passaggio segreto. Ok, allora di qua penso di aver finito. Controllo qua ogni angolo. Ah, ecco. Ho fatto bene a controllare. Aspetta, eh. Titanite scintillante. Allora, sì. Beh, vediamo intanto qua che cosa c'è. Forse niente. Qua mi ricollego. Però magari velocizzo un altro di nuovo, perché volevo finire di controllare il perimetro. Poi ritorno qua e poi magari torniamo al falò, quello della cappella di Ariandel. Beh, allora, vediamo dove mi farà sbucare di qua. Dunque, qui non ci posso andare in nessun modo. Ah, questa forse ho capito che zona è. Quella là, sì, prima del lupo, lì dove c'erano tutti i rami. Probabilmente mi posso buttare, però non vedo oggetti, quindi forse... Vabbè, al massimo mi provo a buttare se... Sembra strano. Solo che io qua faccio una brutta fine. Solo che mi sembra strano che mettano un'apertura di qua sul percorso e poi non c'è niente. C'ho che mettere l'anello del gatto per sicurezza. Direi che di qua non si va avanti. Io semmai mi butterei di là. Ha più senso. Di qua ha senso.
Bah, sarà una... Qua posso andarci. Tanto ho 8.000 anime, anche se le perdo. Però non mi fa andare. Io voglio buttarmi da qua. Stavo per scivolare. Ma la lastra l'ho già trovata, quindi... Non credo che... Troverò altre lastre o... O simili. Però ho il dubbio che l'hanno messa sta zona solo per far vedere che... Che si può morire. Ma io direi che magari ce ne possiamo tornare indietro. Che non sono sicuro, eh? Anche perché non vedo niente da raccogliere. Torniamocene indietro. Ma voglio vedere solo, poi ci fermiamo qua. Vediamo cosa ci dice. Oh, non è cambiato niente per lei. Va bene, allora, io mi fermo qui e poi continueremo nel prossimo video l'esplorazione del DLC di Dark Souls 3. Alla prossima, ciao a tutti!